lentamente, ma inesorabilmente, siamo arrivati alla conclusione di questa linea del nostro repertorio su leone. Abbiamo detto cavallo F3, la mossa più frequente, cavallo BD7, alfiere C4, la mossa migliore dell'alfiere, alfiere 7, abbiamo detto se vuoi sacrificare in F7 fallo pure, arrocco corto, il bianco non ha voluto correre rischi, arrocco corto, e ora abbiamo superato l'ostacolo donne 2, il piano della Polgar, e siamo arrivati a torre 1, finalmente. C6. Benissimo, questa è la struttura base del leone. Il pedone C6 limita il cavallo in C3, prepara B5, apre la strada alla donna, è una mossa tematica. Due volte su tre il bianco gioca A4, quindi è la mossa principale del bianco, perché impedisce B5. Se il nero fa B5 sta bene. Ora, come proseguire? Qui ci sono 3-4 possibili piani e ogni libro dice un qualcosa di diverso. Ad esempio, Christian Bauer dice B6. Però a me, onestamente, il fatto che poi dopo mosse tipo, non subito, anche diciamo D5 e C5, cioè il fatto di bloccare l'ala di donna non mi piace. A5 è consigliata viceversa da Barsky e da Recom nel libro sul leone. E mi sembra una mossa ragionevole, interessante. Ma a me quella che piace più di tutti è quella di Enzo Martin, torre B8. Sempre con l'idea di fare B6, A6 e poi B5. Arrivare, insomma, a tutti i costi arrivare a spingere in B5. È ovvio che l'obiettivo fondamentale è quello di liberare l'alfiere Campochiaro, che è il pezzo peggiore del nero. Bene. Cosa può fare il bianco? Può fare tante mosse. Incominciamo con A5. In apparenza questa sembra la mossa critica, perché sia A5 che B6 ostacolavano questa spinta. Quindi vediamo un pochettino cosa succede. In realtà è favorevole al nero, cioè non gli dà fastidio, diciamo. Ecco, B5, immediatamente. Il bianco deve catturare. Se torna indietro con l'alfiere, faccio donna C7, ripeto, se spingo B5 senza problemi, il nero sta bene. Questa è la regola. Quindi B5. Mangia, mangia. Ora, il leone, il libro del leone, infatti, fa vedere questa variante. Fa vedere B3, B5, alfiere F1. Secondo Recom, il nero sta bene. Sta addirittura meglio, in vantaggio. Vabbè, ma anche, diciamo, ecco, alfiere B7. Una situazione del genere a me va bene ugualmente. Questa struttura io mi devo ricordare. Cioè, una volta che ho spinto in B5, l'alfiere è pronto ad attivarsi. Adesso io devo fare B4 e C5. Devo attaccare in questa maniera. Al momento giusto. Certo, poi dipende dalla partita, diciamo, da quello che succede. Bene. Dopo apre B6, D5, ecco, questa potrebbe darci un po' fastidio, perché ripeto, appena si muove il pedone B7 il bianco ne approfitta, però B5 sempre è una mossa molto molto buona. Adesso l'alfiere si deve spostare, se cambia, questo si risolve in un nulla di fatto. In pratica il nero ha quantomeno la parità, ma secondo me sta anche meglio. Quindi dicevo, alfiere F1, B4, di nuovo, cambia, questo genere di cambi non danno particolari problemi al nero, e il nero, diciamo, ha risolto tutti i suoi problemi di apertura e ha una certa iniziativa sul lato di donna. Quindi nessuna di queste mosse è interessante. Vediamo quindi, oltre, abbiamo visto quindi A5 brevemente, vediamo qualche altra idea. Cosa possiamo vedere? Vediamo alfiere 3. Alfiere 3, qual è l'idea? Non è male alfiere 3. Visto che torre B8 ha lasciato indifeso il pedone A7, con alfiere 3 esercita una pressione su quello. Beh, immediatamente io lo caccio via, cavallo G4 e fine del discorso. Se ne deve andare. Posso anche sciogliere la tensione centrale, perché a questo punto alfiere D3, alfiere H4,
francamente i pezzi del nero si sono improvvisamente tutti attivati e sta bene. Quindi questa non è una mossa buona, cioè diciamo, voglio dire, non è una mossa pericolosa. B3 viene citata come mossa molto giocata, ma comunque, ecco, osserviamo il tipico comportamento del nero. Prima B6, alfine B2, l'alfiere in fianchetto è molto usato per esercitare pressione su E5. A6, quindi con calma io mi preparo. B6, A6, alfiere in 3, B5, eccolo qua. Una volta che ho fatto B5, sto bene, cioè nel senso che mi sono sciolto, vediamo qualche mossa, mangia, sposto, donna G7, torre 8, donna D2, alfiere F8, cavallo F5, prima o poi è chiaro che il bianco occuperà questa posizione, H3, C5, ecco qui, sono partito con il mio attacco centrale, il mio attacco sul lato di donna, C3, D5. Bene, il nero sta benissimo, sta quantomeno parità. Vedete, posizione estremamente interessante e dinamica. Senza crearsi, diciamo, debolezze sul lato di re. Altra mossa, alfiere G5, ma questa è ogni tanto giocata, ma francamente è scadente, cioè dopo, per esempio, basta allontanarlo, cavallo H7, il cambio degli alfieri caposcuro al nero non dà fastidio più di tanto, ecco, mangia, abbiamo quantomeno la parità, insomma, non ci dà problemi. E allora qual è la variante che dà più problemi? Andiamola a vedere subito, così ci leviamo il pensiero. Alfiere A2. Voi direte, ma come, questa mossa così stupida mi dà fastidio? Eh sì, perché c'è un problema. Noi vogliamo giocare a tutti i costi B5. E B5 attacca l'alfiere C4. E quindi lo facciamo con guadagno di tempo. Se l'alfiere se n'è andato, rimaniamo un po' appesi per aria. Cioè, nel senso che la nostra B5 non ha più la stessa forza. Vediamo. Ecco, per esempio, facciamo finta di giocare subito B5. Il bianco cosa fa? Mangia, tranquillamente occupa l'avamposto in D5, posso anche cambiare, e il pedone A7 adesso mi è rimasto in presa, lo devo difendere, alfiere D2, minaccia alfiere A5, onestamente questa posizione è buona per il bianco, quindi con calma, la spinta tematica B5 va fatta con calma, va preparata. Come è preparata? Con B6, il bianco può giocare H3, D5 non ci spaventa molto perché possiamo cambiare, cavallo F6 e abbiamo una posizione, ecco, almeno quantomeno pari, non abbiamo particolari problemi, H3 invece più interessante, A6, alfiere 3, ecco, e qui c'è un punto fondamentale, dopo alfiere 3, Andrew Martin consiglia la tematica B5, però francamente dopo A per B5, per B5, B4, attenti a questa mossa, tenetela d'occhio, donna C7, alfiere B3, in pratica il bianco ha bloccato il lato di donna, e secondo me sta leggermente meglio, anche se giocava pure donna D3 invece di alfiere B3, mi piace. Allora è meglio attendere un attimo, donna C7, con calma, cavallo H4, e qui sciogliere la tensione centrale, cavallo E5, F4, C5, donna D2, cavallo C6, composizione pari. Rifaccio vedere quindi l'idea di fondo, in parole povere, perché mi rendo conto che a prima vista, allora, torre B8 innanzitutto, con l'idea di preparare B6, A6 e con calma B5. La mossa
critica, a mio parere, è alfiere A2, perché ci toglie la possibilità di spingere B5 attaccando l'alfiere. E quindi ci conviene andare con calma. B6, H3, una mossa frequentissima da parte del bianco, A6. Se per esempio adesso il bianco, ecco, gioca per esempio alfiere G5, ora è il momento, possiamo giocare anche B5. Mangia, mangia, B4, ricordatevi sempre questa mossa, questa è la fregatura. Cioè il fatto che il bianco può bloccare i nostri pedoni sul lato di donna. Torre 8, torre B, donna C7, cavallo H4. Quando ci blocca il lato di donna, allora è meglio sciogliere la tensione centrale e raggiungere, ecco qui, una parità, anzi, forse pure meglio in questo caso, perché vedi, una manovra tipica è quella di cercare di occupare la casa C4, cambiare quindi l'alfiere, insomma quell'alfiere A2 dà un fastidio tremendo. Una volta cambiato possiamo usare la casa C4 con la manovra cavallo D7, B6, C4. Torniamo a vedere un'altra variante, quindi oltre all'alfiere 3 vediamo cavallo H4. Ecco, questa è un'altra mossa molto frequente che fa il bianco per occupare la casa F5. Anche in questo caso sciogliere la tensione centrale, cavallo C5, cavallo F5. Questo cavallo non può essere sopportato, quando lo potete cambiare è meglio cambiarlo. Mangia, mangia, anche perché una volta tolto quello possiamo spingere in D5. E in questa maniera l'alfiere A2 rimane passivo, murato vivo, alfiere F4, cavallo, ecco, donna D3, alfiere C5, abbiamo pari possibilità perché ci siamo attivati bene. Quindi, dicevo, la mossa più critica è alfiere E3, qui ripeto, spingere subito B5, un po' di calma, io attenderei con un po' di pazienza, donna C7. Se per esempio fa mosse un po' passive, tipo non so, cavallo D2, allora B5 può anche andare bene, oppure cambia, cambia, cavallo H4, cavallo alfiere B4, è chiaro che il nero sta bene, ecco. Cavallo H4 è sicuramente la mossa migliore, sciogliere la tensione, è per D4. Se mangia d'alfiere, con l'idea di cavallo F5, beh, a questo punto G6 ci vuole, potete anche fare questa, donna E2, cavallo E5, cavallo F3, e una volta spinto la tematica B5, il nero ha, diciamo, gioco pari, posizione complessa, non so come definirla, insomma, è una partita tutta da giocare. Quindi torre B8 con l'idea di B5. Questo è il repertorio che vi consiglio. Non lo trovate sul libro di Leone, non lo trovate sul libro di Barsky, non lo trovate sul libro di Christian Bauer, lo trovate solo sul DVD di Andrew Martin, proprio negli ultimi 10 minuti fa vedere questa idea con torre B8, però ripeto, lui tenta a tutti i costi di spingere in B5 molto rapidamente, io andrei un po' più di calma, ecco.